Buonasera da Bari per Radio Science Web Radio. Chi vi parla è Ugo Lombardi e Antonella Intranò. Buonasera, benvenuti nel nostro spazio aperto. Stasera parleremo di apparizioni e comunicazioni mariane. Lo faremo con uno storico, un ricercatore che è qui con noi, già collegato con noi, Flavio Ciucani, che salutiamo intanto. Buonasera Flavio. E avremo quindi la possibilità di fare. Buonasera. Prego, prego Flavio, ci saluta. No, E avremo quindi volevo la possibilità di salutare, fare. infatti, buonasera. Buonasera. Avremo quindi la possibilità di fare un percorso conoscitivo su quelle che sono state e sono tuttora i metodi, le modalità di comunicazione che probabilmente sono non tanto criptate, ma sono comunicazioni che hanno bisogno di avere una ricezione sempre più moderna. Per cui credo che. Si possa dire che sono diventate comunicazioni sempre più attuali rispetto a quelle che magari qualcuno voleva trasmetterci tempo fa. Adesso lo chiederemo alla persona che è qui con noi, all'esperto, se l'interpretazione può essere questa. Passiamo la linea adesso a Massimo Bonella dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV per le prime news. Ciao Massimo. Ecco, buonasera da Venezia, dunque qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV Online. Ecco, vi do subito la notizia che è stata in primo piano per tutto questo tempo, ve la riprendo un istante con gli ultimi aggiornamenti. Come sapete c'è stato un forte terremoto nel nord-est d'Italia nella giornata di ieri, la terra praticamente è tornata a tremare in Friuli-Venezia Giulia poco prima delle 11, una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter con epicentro in Slovenia e della durata di una decina di secondi ha fatto tornare in mente a tanti l'incubo dell'Orcolat che il 6 maggio 1976 mise in ginocchio il Friuli Venezia Giulia. E non solo, tanta paura ci fu anche in Veneto, a Venezia, a Padova. Il terremoto si è sentito praticamente fino addirittura in Centro Italia, che a Livorno c'erano i lampadari che si muovevano. Nessun danno per fortuna, ritornando al terremoto di ieri, nessun danno per fortuna a persone o cose, ma tanta paura con decine di telefonate giunte ai vigili urbani di Trieste, Gorizia, Udine e agli organi di stampa per segnalare il movimento tellurico principale, che poi è stato anche replicato con scosse più basse, cioè meno intense, intorno al secondo grado della scala Richter fino alle 12:12. Dunque, questa scossa è stata subito dopo il confine italiano, praticamente a circa 30 km dopo Trieste, si è sentita in un raggio che va praticamente da Lubiana, Zagabria e Venezia. Dalle ultime notizie che sono arrivate, si parla che questo sisma è stato avvertito anche nel Ravennate. Questo perché l'ipocentro era molto profondo, si parla quasi di 20 km. Bene, a questo punto restituisco la linea a Bari per il proseguo della trasmissione. Saluto anch'io Flavio Ciucani, una vecchia conoscenza, una persona preparatissima in materia, che sicuramente ecco, creerà molto interesse su quello che ci dirà tra pochissimo. 18:34, linea Bari, Ugo Lombardi, Antonella Intranò. Noi ci sentiamo dopo per le altre news della giornata. Grazie Massimo per le informazioni, sempre puntuali e precise. Allora, torniamo al nostro ospite, il dottor Flavio Ciucani, ricercatore, storico, espertissimo in apparizioni mariane, autore nel 2010 di un libro molto molto bello, Il segreto negli occhi di Maria, da Nazareth a Guadalupe. Ecco, dottor Ciucani, questo libro percorre un po' con una linea ideale e ricongiungendole tutte le apparizioni mariane più importanti nella storia. Qual è il filo conduttore di questo libro? Intanto il filo conduttore di questo libro è appunto la presenza della Vergine Santissima nell'evoluzione dell'uomo, della storia dell'uomo. Io ho scritto questo libro anche perché ho sempre avuto un po' di preoccupazione nei riguardi di quegli storici cattolici che continuano a credere per fede che il Dio interviene nella storia degli uomini, però poi quando vanno
a raccontare i fatti non ne tengono conto. Questo vale per Guadalupe, questo vale per Medjugorje, l'ultima, dalla prima all'ultima, diciamo, ecco. E questo vale per tutte quante quelle manifestazioni, diciamo, celesti, tra virgolette, che avvengono nel mondo. Per cui la Vergine Santissima e, come dice la Chiesa Cattolica, la provvidenza divina è sempre presente nella storia degli uomini. Dottor Ciucani, l'argomento è naturalmente molto bello, ma molto anche interessante, ma credo che abbia bisogno anche di interpretazioni, soprattutto per gli ascoltatori. Perché la Vergine Maria ha bisogno di apparire ai fedeli e perché adesso magari sono diventate forse meno numerose le apparizioni, probabilmente perché sono diventate più numerose le apparizioni degli UFO? Secondo lei è così? Non è proprio così, cioè nel senso che le apparizioni mariane degli ultimi 2 secoli sono di gran lunga maggiore di tutte le apparizioni mariane dal terzo secolo, cioè da quando abbiamo avuto, diciamo la cristianità dopo Costantino, per intenderci. Dal terzo secolo fino ad oggi, praticamente, praticamente si sono raddoppiate rispetto a quelle che sono avvenute nei secoli precedenti. Questo in due soli secoli, anzi, forse un secolo e mezzo. Quindi, il problema è che è un altro, è che non ci sono, non vengono divulgate, non c'è divulgazione su questi fatti. Noi conosciamo, per esempio, quelle principali. Noi conosciamo, non so se mi ascoltate. Sì. Sì, l'ascoltiamo. Noi conosciamo quelle più importanti. Conosciamo la Salette, conosciamo Fatima, conosciamo, conosciamo Lourdes. Conosciamo Medjugorje, però dal 1846, dalla Salette, fino al 1981, la prima apparizione di Medjugorje, ce ne sono state perlomeno qualche centinaio. Senta, Quindi sì. ma secondo lei chi ha bisogno di comunicare con noi in questa maniera? Ha bisogno di comunicare con noi l'uomo, l'umanità. E questo è il problema. Noi ci poniamo sempre il problema che il cielo comunica per noi per dirci qualche cosa, ma è l'umanità che ha bisogno della comunicazione. È difficile spiegare questa cosa, però vorrei, se mi date magari 2 minuti, vorrei chiarire questo concetto. Tutto il tempo che vuole, Flavio. Vedete? Grazie. Allora, facciamo una parentesi che potrebbe essere anche un po' lunga, ma è necessaria. Cioè noi uomini, conosciamo di noi stessi soltanto la parte esteriore, non conosciamo quella interiore effettivamente. E chi siamo noi? Noi pensiamo, quando ci mettiamo davanti allo specchio, pensiamo che siamo. Che quello siamo noi. Io mi guardo allo specchio e dico: quello sono io. Ma effettivamente quello che noi vediamo sono circa 100.000 miliardi di cellule che sono agglomerate e che hanno creato una parte fisica. E che poi ogni cellula, queste cellule tra di loro sono degli esseri viventi, cioè non è che ogni cellula è come un essere vivente, mangia, si riproduce e addirittura ha un sistema nervoso. Ma no, noi non riusciamo mai a concepire il nostro corpo come una parte, come se fosse un veicolo di una parte molto più importante, che è la parte spirituale.
E anche della parte materiale, noi non conosciamo quasi niente, perché Einstein disse che l'organo più importante della cellula non è il DNA, ma è il campo. Cos'è il campo? Allora, immaginate, io vorrei che i radioascoltatori si immaginassero delle gocce che cadono in uno stagno, in un lago. Queste gocce creano delle forme concentriche, delle onde concentriche, va bene? Ora, nel momento in cui onde concentriche si riuniscono, incontrano altre onde concentriche, si crea un campo, quello è il campo. Quindi il nostro corpo è elettricità. Talmente è vero che è elettricità, che praticamente ogni nostra cellula, dico, produce qualcosa come 1,4 watt ogni ATP. cellula. E quindi consideriamo quando produce 1,4 volte produce. Quindi consideriamo quando produce un corpo che ha 70 barra 100 mila miliardi di cellule. Quindi già siamo un'energia grande. Però San Paolo ci diceva, attenzione, noi siamo composti da spirito, anima e corpo, lo diceva nella lettera ai Tessalonicesi. Ora, se noi, quindi esiste un'altra entità al di fuori di noi. Lasciamo perdere l'anima, che sarebbe lungo spiegare, ma c'è un'entità al di fuori di noi, un mondo spirituale che è fuori dai nostri sensi materiali. Ora, è possibile arrivare a questa fonte, a questo mondo? Io dico di sì, la storia ci ha detto di sì. Basta pensare a tutti i personaggi che hanno scoperto il misticismo e l'ascetismo. Pensiamo ai santi, pensiamo a San Francesco. Pensiamo a quelli che, agli eremiti, pensiamo a Santa Rita da Cascia, pensiamo a Santa Caterina da Siena, cioè pensiamo a tutti quelli che hanno scoperto che attraverso la mortificazione dei sensi sono riusciti ad arrivare diciamo, arrivare a quell'altro mondo. Ora però, che succede? Che ad un certo momento quell'altro mondo, chiamiamolo così, a volte si presenta a persone che non lo hanno mai cercato. Voi pensate ai pastorelli di Fatima, o ai ragazzini di Medjugorje, o pensate a Melania Calvatte, della Salette, cioè persone che non hanno cercato il contatto. Quindi in questo caso si dice che sono contattisti o veggenti. Quindi sono due le forme di rapporto tra i due mondi. Ora ecco il perché. Perché questi segni? Perché addirittura non c'è soltanto il contatto, c'è anche il segno, cioè la Madonna che piange, che lacrima. In Sicilia c'è una Madonna addirittura che ha aperto gli occhi, nel Vietnam c'è una Madonna che addirittura ha preso il colore dell'incarnato, cioè nel senso una statua è diventata carne di fronte a centinaia di persone che stavano dicendo il rosario. Quindi esistono tanti segni. Adesso il problema è sapere perché avvengono le apparizioni, perché avvengono questi segni. Ecco la vera motivazione. Non è tanto che c'è bisogno di un rapporto. C'è bisogno di un rapporto perché c'è un'altra causa. Il rapporto è l'effetto, ma la causa, le cause sono altre. Mi fermo. Ecco Sì, Flavio, mi capite? vorrei Sì. chiederle, in effetti sono tantissime le manifestazioni che sono avvenute in questi ultimi anni. Ricordiamo anche la statua di Medjugorje che davanti a un certo numero di persone ha assunto una colorazione verde fluorescente e brillava nel buio della stanza. Questa è stata un'altra manifestazione molto forte. Ma effettivamente i messaggi mariani, al prescindere dai luoghi, nei quali trovano manifestazioni,
persone. Hanno un filo conduttore fra loro? Torno alla domanda fattale anche rispetto al libro. Cioè, Maria Santissima appare in diversi luoghi nel pianeta, in diverse maniere, in diverse forme, parla i vari linguaggi, i vari idiomi, ma c'è una costante nei suoi messaggi rivolti all'umanità? Sì, la costante è unica. Noi la costante della missione mariana è soltanto una. Cioè non ci sono, nella missione di Maria, non ci sono tante motivazioni, ne è una sola. Allora, io faccio una domanda ai radioascoltatori. Maria storica, Maria, Miriam in aramaico e Mariam in ebraico, quella che ha partorito Gesù Cristo, qual era la missione? Che missione ha avuto tutto sommato? Lei è rimasta incinta, ha partorito, ha portato 9 mesi nel grembo suo figlio e poi l'ha partorito. Qual è stata questa missione? La missione è di portare al mondo, nel mondo, Gesù Cristo. Questa è la missione fondamentale. Non ha altre missioni. Io l'altra sera sentivo ho seguito con molto interesse una trasmissione televisiva in cui era presente l'ex giornalista, aiutatemi perché... Paolo Brosio? Memoria... Esatto, Paolo Brosio, era presente Paolo Brosio, il quale Paolo Brosio diceva che la Madonna appare per portare l'umanità, i fedeli a Cristo, e questo è vero, lo ha detto e lo sottoscrivo, però non ha finito, non è questa la vera missione della Madonna è portare Cristo agli uomini. È vero che lei vuole ravvicinare gli uomini a Cristo, ma c'è una motivazione molto più importante, e la motivazione importante è il ritorno di Cristo. La Madonna sta riportando Cristo sulla terra, e questa è la missione. Non è forse quello che diciamo quando noi recitiamo il credo, io credo in Dio Padre Onnipotente, eccetera, 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 e poi diciamo, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Lo diciamo nel credo perché non lo dobbiamo credere nei fatti. E dico agli ascoltatori che vanno a messa, quando c'è la consacrazione dell'ostia, del sangue, del vino e del pane durante la messa, alla fine, quando dice questo è il pane, questo è il sangue di Cristo, alla fine il sacerdote si rivolge ai fedeli e dice: mistero della fede. E i fedeli cosa dicono? Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Quindi ci crediamo. È questo il filo conduttore della presenza mariana nella storia. Io vorrei ricordarvi una cosa molto. Io amo molto le Puglie perché sono stato in quella zona. Ho fatto le vacanze quando ero ragazzo, quindi parliamo di 30 anni fa. Io ho la bellezza di 65 anni, quindi 35 anni fa, le mie vacanze preferite erano andare in Puglia. L'ho visitata tutta, per lungo e per largo. E siccome ho, come si dice, la passione per la storia, per la religione, eccetera, io ho visto molte Madonne in Puglia, antiche, le più antiche possibili, le quali sono raffigurate con il bambino in braccio e porgono il bambino all'umanità, addirittura con la mano. Molte di queste Madonne con la mano indicano il bambino, è come guardano negli occhi fedeli e dice: eccolo, te l'ho portato. E vorrei ricordare per esempio che la icona di Acquaviva che dovrebbe essere nella zona di Bari, il quale indica proprio, cioè la Madonna indica il bambino, come per esempio ho visto una Madonna nella zona di Lecce
che si chiamava, mi sembra, Santuario di Yaddigo o qualcosa di genere. Sì. Ecco, lo stesso lei indica con la mano, qui è l'opposto, con la mano destra, mi sembra, indica il bambino che sta sul braccio sinistro o viceversa. Cioè, è proprio, cioè, nella iconografia mariana, c'è proprio questo, indicare la missione di Maria. Io vi porto Cristo. Dottor Ciucani, è stato molto chiaro nella sua spiegazione, intanto la ringraziamo, ma faccio una domanda che probabilmente vorrebbe fare anche il suo pubblico ascoltatore. E cioè, lei ha detto che guardandoci allo specchio riconosciamo noi stessi, non riconosciamo invece quello che è dentro di noi. Ma credo che si possa pensare che questo organismo, questo essere formato da intelligenze superiori, forse ha avuto un po' delle carenze deficitarie nel costruire il cosiddetto hardware. Cioè, voglio dire, il nostro cervello avrebbe potuto essere molto più sintonizzato con i messaggi che arrivano da Maria e quindi forse avremmo potuto chiederle meno lavoro per raggiungerci. È una bella domanda questa, signor Lombardi. Io credo che per spiegare queste cose ci vorrebbe perlomeno un anno di trasmissioni, perché nella creazione bisognerebbe capire che cosa è stato creato e successivamente che cosa è avvenuto nell'uomo. Cioè, quando si parla di peccato originale, bisogna vedere che significa questo peccato originale. Chi siamo noi? Faccio una domanda, non voglio la risposta perché è ovvia. Se i nostri progenitori, secondo la Bibbia, sono stati Adamo ed Eva, e Abele il buono è morto, è rimasto Caino, noi di chi cavolo siamo gli eredi? A guardare quello che accade oggi nel mondo, la domanda non è, ha una risposta implicita. Ovvia. Implicita, È certo. ovvia la risposta, è ovvia, certo. Sì, Allora ma mio consideri, dottore, ma Antonella, scusami. sì. Allora, consideriamo una cosa. Guardi, dice perché ci sono tutte queste manifestazioni? Perché avvengono tutte queste manifestazioni mariane e non solo mariane? I motivi sono tanti, ve ne voglio portare soltanto uno. Sono stato qualche tempo fa a fare una conferenza un esperto non mi ricordo come si chiama la materia, in guerre, mi ha detto che nel mondo ci sono qualcosa come 46 stati in guerra tra loro, 46. In Africa ci sono 16 stati e 42 eserciti in guerra. In Europa ci sono 9 stati in guerra con 9 milizie differenti. In Medio Oriente sono 7 gli stati in guerra e ci sono 37 gruppi armati, eserciti in guerra. Cioè, siamo 46 stati in totale che fanno la guerra. Cioè, ma chi ce lo dice questo? Chi ce lo racconta? Che dicono tutti che siamo in pace. Ma quale pace? Quale libertà? Non esiste la libertà, non esiste la pace. Siamo in guerra e purtroppo questo non viene divulgato. Dottor Ciucani, io devo ritornare sul discorso di prima, perché credo che ci sia un filo conduttore che ci sfugge. Lei ha detto prima che è morto Abele e non Caino, ma chi ha deciso la morte dell'uno rispetto a quella dell'altro? Chi ha deciso che vincesse Caino rispetto ad Abele? È lungo il discorso questo, è molto lungo. Perché la domanda, mi perdoni, è scaturita da un Bene. altro, da un Sì, altro, dica. da un'altra riflessione. Tutto questo progetto, che sicuramente è messo in atto da un'entità superiore, ha delle finalità che vengono parcellizzate in quelle che sono le apparizioni, gli sguardi e tutto il resto, tutti i messaggi. Ma sicuramente c'è un motore, un principio, una volontà universale che va ben oltre.
Allora, se è morto Abele rispetto a Caino, se c'è stata la storia di Adamo ed Eva, c'è un motore, un progetto molto molto più ampio che magari non credo sia colto da tutti noi, quindi ad alcuni di noi sfugge, perché magari una potenza così alta, così forte, così intelligente, avrebbe potuto studiare un percorso diverso. Perché questo percorso? Allora, intanto diciamo questo, che quando leggiamo la Bibbia dobbiamo renderci conto che leggiamo un libro sacro, molto spesso raccontato da persone vissute millenni dopo i fatti, e che quindi hanno, hanno creato dei veri e propri miti, dietro ai quali c'è la realtà che bisogna scoprire e quindi che bisogna leggere. Non sono qui a spiegarvi come nasce la Bibbia, anche perché non sono in grado e non sono titolato a farlo. Però dobbiamo ammettere una cosa fondamentale, che nella traduzione biblica noi usiamo dei termini che non sono effettivamente quelli che sono usati nella Bibbia stessa. Per esempio, noi usiamo il termine Dio nei primi capitoli della Bibbia, nei primi libri della Bibbia, mentre è scritto El Elohim, cioè i figli di Dio che creano gli uomini, non Dio. Dice El Elohim, i figli di Dio hanno creato gli uomini a loro immagine e somiglianza. Già questo ci porterebbe fuori a darci una spiegazione, cioè fuori nel senso, ci porterebbe a fare una ricerca, a capire perché si usa quel termine e quella parola. Successivamente viene usata un'altra parola, che è Signore in senso generale. E poi alla fine del VI secolo, o V secolo avanti Cristo, si comincia a parlare di Yahweh. Quindi è difficile anche spiegarla questa situazione. Io mi piace molto, me la vorrei spiegare, però non c'è il tempo. Ma quello che è importante è questo, che è fondamentale, che l'uomo è stato creato, diciamo, da Dio, tra virgolette, perché la terra era una terra in cui era possibile vivere. E ha creato questo essere, è stato creato in un ambiente circondato, recintato. Era come se io voglio creare e proteggere una mia creazione, ok? Ora, questo ambiente circondato si chiamava Eden, che in aramaico significa proprio giardino, circondato, recintato. Ora, là dentro è nata la creazione. Quindi questa creazione era una creazione con il libero arbitrio. Che significa libero arbitrio? Significa che io posso decidere di andare a destra, a sinistra, in alto, in basso, o decidere se qualcuno mi dice fai questo, posso non farlo e non farlo, ok? E noi abbiamo deciso che di non farlo, abbiamo scelto altre vie, che sono le vie più facili. Le vie più facili. Oggi, l'altro giorno, qui nel mio paese, la settimana scorsa, anzi 15 giorni fa, c'è stato un evento in cui un pentito di mafia è stato presentato, un pentito di mafia. E la domanda, ma perché voi avete fatto questo? Perché? Cioè, perché è più facile. Per una persona che non ha lavoro, che sta in mezzo alla strada, eccetera, è più facile andare ad ammazzare e guadagnarsi 10.000 euro subito, immediatamente, piuttosto di andare a lavorare e guadagnarsi 1.000 euro al mese e sacrificarsi. È più facile. Quindi abbiamo scelto, come i nostri progenitori, i nostri Caini, hanno scelto la via più facile, quella del dominio fisico, e non quella del dominio spirituale. Ma il libero arbitrio viene esercitato, Flavio, dallo spirito, è corretto? È lo spirito che sceglie.
spirito sceglie, lo spirito consiglia, è il corpo che sceglie. È il corpo che Nel sceglie. libero abilio c'è la coscienza, la famosa coscienza, e porta a scegliere la cosa migliore che è a livello spirituale, ma poi a livello materiale non la scegli. Faccio un altro esempio. Se io so che la carne, per la maggior parte degli scienziati oramai, dice che la carne è un veicolo di forme cancerogene. Ma io quando vado al supermercato faccio prima a comprare la carne, perché la sera vado lì, mi cuocio una fettina e ho mangiato. Invece devo prepararmi la frutta, devo prepararmi la verdura, cuocere la verdura. Cioè diventa un lavoro diverso e un lavoro che non piace al gusto. Al gusto piace una bella arrosto de maiale. Dottor Ciuccani, come sempre le risposte sono molto molto esaustive e attinenti, però vorrei provocarla chiedendole i detrattori di queste ipotesi, i cosiddetti nichilisti, quelli che negano tutto. Penso che possano anche argomentare dicendo che noi potremmo essere un esperimento, magari potremmo essere figli di nessuno, visto che i genitori non ci sono. Allora, io di per sé sono convinto che noi siamo un esperimento, ma sono convinto perché ho fatto un percorso di ricerca, un percorso storico di ricerca, di analisi, ho letto, mi sono informato. Sono andato a vedere, ho tastato con mano, eccetera. Però questo discorso non può essere fatto a tutti. Cioè, il discorso della religione, non è un discorso che si può affrontare, con semplicità. Diciamo che ci sono diverse forme per spiegare la religione, e tutte queste forme sono forme tutto sommato, come posso dire, sono spiegazioni utili, ma non sono le più vere. La spiegazione più vera non esiste. Oggi non siamo capaci di dare delle spiegazioni assolute di ciò che cos'è la religione. Logicamente, nella prospettiva del cristianesimo, la religione significa la ricerca di Dio. Fin dall'eternità l'uomo ha ricercato Dio. Ma la religione coinvolge tantissime materie, coinvolge la storia, la psicologia, l'antropologia, la sociologia. Cioè, c'è un gruppo che dice che la religione è soltanto un fatto emotivo, è una risposta alle emozioni, quindi soprattutto alla paura. Quindi l'uomo che ha paura vede in natura certi eventi e si crea il suo Dio, si crea le proiezioni delle sue paure. È la spiegazione giusta? Per molti sì. C'è la spiegazione sociologica. Basti pensare a Carlo Marx. Dice la società va verso una strada, verso una sua evoluzione. In questa società la classe dominante domina la classe più povera attraverso delle forme di dominio anche psicologico e anche sociale. La famosa frase che la religione è l'oppio dei popoli. Ma ci sono altre forme, altri modi di spiegazione. Sarebbe difficile spiegarle tutte e sarebbe impossibile dire questa è vera e questa è falsa. Io credo fermamente che ci sia un Dio, ma quello che credo io non è quello che crede dottor Lombardi o quello che crede Antonella o quello che crede altre persone, Massimo Rosario. Cioè quello che credo io è quello che credo io. L'importante è questo. Il problema importante è, io vedi per esempio, io ho studiato molto gli UFO,
vite extraterrestri. L'ho studiato molto prima, quando ero ragazzo, e mi sono fatto delle convinzioni. Oggi queste convinzioni diventano realtà perché nel mondo ci sono delle apparizioni ufologiche, delle manifestazioni ufologiche che fanno paura. Ma fanno paura a chi? Fanno paura a quelli che non sanno, non conoscono. La gente nella loro coscienza dice ci credo e non ci credo. No? Dice, ma gli UFO non ci credo. Dice, perché parlo degli UFO? Parlo degli UFO perché purtroppo nel mio studio sono arrivato alla concezione che esseri di altri mondi sono arrivati sulla Terra e hanno creato per ordine di un essere superiore, hanno creato l'uomo. Questa è la mia convinzione. Poiché le strade che quest'uomo ha fatto attraverso i secoli, le persone, gli esseri che io chiamo cristici, che il cielo ha mandato affinché per raddrizzare il tiro dell'evoluzione umana, questo è un altro discorso. Ha mandato Cristo tra i cristiani, ha mandato anche Buddha, ha mandato anche Maometto per altri popoli che avevano altri pensieri, altre culture, altri modi di vivere, altri modi di essere. Il problema è che anche nelle religioni poi si sono creati i conflitti e hanno creato le guerre tra le religioni. Quindi è complesso il discorso delle religioni, è molto complesso. Ma non crede che l'unico motivo che possa unire tutte le religioni ed è i messaggi che ci manda e ci mandano i profeti, tutte Perfetto. le unità illuminate che ci sono giunte, ci giungono, l'unico credo e l'unica fede sia quella dell'amore. Perfetto, lei ha colto perfettamente il senso di quello che le stavo dicendo. Cioè, tutte le religioni, nessuna esclusa. Anche perché qui bisogna rendersi conto di una cosa, che noi siamo ignoranti, cioè non conosciamo le altre religioni, non conosciamo. Le abbiamo sentite dire, abbiamo visto delle cose, abbiamo sentito dire dei fatti, delle situazioni. Più o meno sconvolgenti, eccetera, ma non conosciamo la religione degli altri uomini, degli altri popoli. Ecco perché sono convinto che invece di studiare la religione cattolica nelle scuole si debba studiare la storia delle religioni e quello che queste religioni dicono nel loro intimo, nella loro essenza. Quindi sono convinto che la storia delle religioni porta in sé Un unico messaggio. Un unico messaggio. Beh, questo non lo dico io, lo dice anche una professoressa che fa scuola alla Cattolica di Roma, la quale afferma ai suoi studenti, dice ai suoi studenti nella prima lezione, ricordatevi che le religioni sono come un prisma con tante sfaccettature che se la verità è una luce, quando colpisce questo prisma ne scappa fuori diversi colori, diverse sfaccettature, diverse forme. E questa è la realtà. L'essenza della divinità, io credo che non la conosca nessuno, l'essenza della divinità. Noi conosciamo una parte della divinità. Però queste parti della divinità che gli uomini hanno conosciuto attraverso i grandi maestri che sono venuti nel mondo, hanno un'unica, fondamentale coscienza, che è quella dell'unità, dell'essere uniti, dell'essere in armonia e di essere un solo popolo. Io vorrei ricordarvi che nel messaggio della Salette, che è del 1846, quindi un messaggio molto lontano, ma che è. E poi la Salette, cioè il messaggio della Salette è stato pubblicato a Bari. Il messaggio della Salette è stato pubblicato dal vescovo di Bari che si chiamava Monsignor. Che è Nicodemo? Si chiamava. No, 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 si chiamava.
Quella sera si chiama Monsignor Zola. Monsignor Zola è stato quello che ha pubblicato, perché qualcuno dice che la Salette non è stato mai approvato dalla Chiesa, un cavolo. Monsignor Zola, vescovo di Bari, ha pubblicato ufficialmente col suo imprimato il messaggio della Salette. E anche perché la Melania Calvatte è morta lì, in Puglia, ad Altamura, credo che sia morta, che si è seppellita ad Altamura. Sì. Questo lo sapevate? Sì. Sapevate, sì. Allora, dice proprio l'ultimo passo del messaggio, dice, cerco di ricordarmelo a mente, dice, fa un appello, la Madonna dice, io mi rivolgo a voi, faccio un appello urgente alla terra e chiamo tutti quelli, i figli della luce, cioè tutti coloro che in questo tempo che sono stati nascosti perché non sono stati informati, perché non sono stati messi da parte, perché i governi non l'hanno messo in luce o gli hanno nascosto la verità, proprio quelli che sono stati messi da parte e che hanno mantenuto la fede nella parola di Gesù Cristo e che quindi sono i discepoli, ecco, io mi faccio appello proprio a loro, affinché diano la faccia al mondo, non che rimangano nascosti, diano la faccia al mondo e che diventino proprio messaggeri di quella verità di pace, di luce e di amore che è stata data da mio figlio. Perché questo è, dice la Madonna, questa è la fine dei tempi. Quindi sta a voi adesso presentare Cristo al mondo, perché voi siete gli apostoli degli ultimi tempi. Presto a poco dice questo, parafrasando diciamo, questo discorso che faceva la Madonna. Quindi è lo stesso discorso strano, lo stesso discorso strano che fa l'induismo. È lo stesso discorso strano che fa l'induismo. L'induismo dice, anche qui devo parafrasare perché dovrei avere i testi sotto mano. L'induismo dice che quando nel mondo ci sarà una carenza di giustizia sociale, di giustizia pratica, di giustizia, diciamo, di diritto, ritornerà ad incarnarsi Krishna. E nel libro di Krishna si dice: io, Krishna, mi rincarnerò di generazione in generazione ogni volta che sarà necessario la mia presenza e ogni volta che mancherà la giustizia. E la stessa cosa credono i buddisti. I buddisti dicono che ci sarà in un periodo di ingiustizie sociali, quando pochi, i più ricchi, comanderanno e la maggior parte sarà schiava, ritornerà il Buddha a creare un'era dorata, un'era dorata. E vorrei ancora dirvi che gli ebrei, che non hanno mai accettato Gesù Cristo come Salvatore, stanno attendendo anche loro il Messia. In questo momento, in questo preciso istante, quando io vi sto parlando, c'è un gruppo di ebrei che a Milano, per esempio, sono in maggioranza, a Venezia sono in maggioranza, a Roma hanno tutte quante le botteghe per i loro riti, in America c'è un bel gruppo a Cincinnati, per esempio, sono in maggioranza, i quali dicono che il Messia è già arrivato, è sulla terra. C'è bisogno che noi ebrei, dicono, noi ebrei, gli facciamo prendere coscienza che lui sia il Messia. E come facciamo a prendere coscienza? Lavorando nel sociale, creando opere buone. E quando lui vedrà che c'è della bontà, lui si metterà a disposizione di noi ebrei per creare la nuova era. E lo stesso vale per i maomettani. Dimmi. Ma Flavio, si può anche affermare che in tutti i messaggi della Madonna, in tutte le sue apparizioni, la Vergine invita sempre a convertirsi, a sottomettersi, altrimenti sarà costretta a lasciare libero il braccio di suo figlio.
Ecco, stiamo vivendo forse questo tempo? Stiamo vivendo il momento del pentimento? Allora, stiamo vivendo il momento della conclusione. Il pentimento è una cosa e la conversione è un'altra. Io mi posso pentire di aver fatto una determinata cosa. Io posso essere il più grande assassino del mondo e dico mi pento, non lo farò più. Ma non è quello la conversione. La conversione significa: do tutto il mio tempo, la mia disponibilità affinché non ci siano altre uccisioni. Io do tutto il mio tempo affinché cambi gli altri cambino rispetto a quello che io ho potuto fare di male. E questa è la conversione. Conversione significa cambiare, convertirsi, cambiare. Il cambiamento è questo che chiede la Madonna. Se noi abbiamo fatto. Allora, prendiamo il problema, guarda, il problema più eclatante. Il problema più eclatante, a parte la giustizia sociale che non esiste più, la giustizia esistono i ricchi, esistono i poveri e i poveri si debbono accontentare di qualche spicciolo al mese e i ricchi non pagano neanche le tasse e vivono da nababbi. A parte la problema, ma esiste nel mondo la terra, la madre terra, che io chiamo madre terra, che sta soffrendo perché l'abbiamo completamente distrutta, non abbiamo più cibo, non abbiamo più cibo pulito. Ebbene, la conversione significa cambiarla. Significa cambiare il nostro sistema di alimentazione, il nostro sistema di cultura, il nostro sistema di rapporti tra gli uomini, il nostro sistema igienico. No, cioè, tutto. Dobbiamo cambiare, convertirci, diventare un altro uomo, pronti alla nuova era. E questo è quello che la Madonna ci invita a fare. Ma per esempio, rispetto adesso alle apparizioni di Medjugorje, finalmente sembra che la Chiesa la stia prendendo in considerazione, che sia pronta ad esaminarla. Come mai 20 anni di silenzio? Allora, vi dirò una cosa che secondo me vi farà scalpore. Allora, ascoltate. Medjugorje, la prima apparizione c'è stata nel 1981, ok? Nel 1981. Adesso io, guarda, in questo momento mi sto confondendo, ma credo che nell'87, nel 90, già c'erano le guerre. Eh Mi sì. sbaglio? Qualcuno mi No, stai computi parlando questa della data. guerra in ex Jugoslavia, no? Esatto. Allora, ascoltate bene quello che è successo. Nel 1981 sono state le apparizioni. Dopo un anno circa, il frate che gestiva le apparizioni, che poi è dovuto scappare via e ora vive a Bologna, non più da frate. Ora, questo signore ha mandato tutto il materiale al Vaticano, ok? Ora, il Vaticano, questo alla fine dell'82, nell'89 è uscito un libro che non parla delle apparizioni mariane, che non gliene frega niente le apparizioni mariane, solo è un libro di due generali. In questo libro di due generali si dice che praticamente la Chiesa Cattolica già nel 1983-84 aveva cambiato i territori, aveva diciamo riscritto i territori, i confini dei territori delle varie diocesi. E guarda caso, dicevano questi due generali che hanno scritto il libro e che non sapevano, cioè non sapevano, se lo sapevano comunque sul libro non ne parlano di Medjugorje, e guarda caso. Le nuove curie vescovili, arcivescovili della Jugoslavia o dell'ex Jugoslavia confina perfettamente con i confini dei nuovi stati. Ma guarda caso. Quindi, Quindi significa che loro lo sanno e hanno preso in considerazione. appunto. Soltanto che hanno preso in considerazione soltanto la parte che a loro interessava. E Come è accaduto per Fatima?
come in qualche senso è accaduto per Fatima. Per il famoso Io terzo segreto di Fatima. sì, ma qui è stato peggio. Il segreto di Fatima non hanno voluto tre papi di seguito, non hanno voluto, non lo hanno voluto Svelato fino in pubblicare, fondo, sì. non hanno voluto svelare. Poi successivamente si è stato svelato, che io credo che è stato svelato soltanto una parte, perché i segreti di Fatima, se voi li leggete, quelli prima del terzo segreto, praticamente c'è una parte, la visione. I bambini hanno una visione e poi chiedono alla Madonna che cos'è questa visione e la Madonna spiega la visione. In questo caso c'è la visione, ma non c'è la spiegazione. Strano, no? Beh, Che sì. la Madonna che era andata via. Sì, la Madonna, perlomeno nel caso di Medjugorje, ha affidato una serie di segreti che pare saranno svelati solo al momento opportuno, dopo che ci sarà un grande segno che nessuno potrà, ignorare. Allora, a questo punto ci chiediamo se quello che sta accadendo in questi tempi sia una sorta di preparazione per l'uomo. Allora, Cioè, abbiamo ancora il tempo di scegliere, secondo lei? Ecco. il tempo di scegliere non lo abbiamo più, il tempo di scegliere. Dobbiamo, allora, la scelta, sto scrivendo un appunto, perché sennò poi mi scordo quello che devo dire. Allora, la scelta che dobbiamo fare, è una scelta di operosità. Allora, quando facciamo finta che non abbiamo detto fino adesso niente. Allora, io dico ai cristiani, non parlo alle altre religioni, ma dico ai cristiani, perché è la religione che ci sta più vicina, giusto? Quella che, in cui siamo nati, siamo vissuti, la nostra educazione è quella, eccetera. Ma nella nostra religione, cioè religione cristiana, quando verrà Cristo e ci giudicherà sul nostro operato, che cosa giudicherà? Quante volte siamo stati a messa? Quante volte abbiamo fatto la comunione? Quante volte abbiamo bestemmiato? Quante volte abbiamo fatto questo o quell'altro? Su che cosa ci giudicherà? Domanda. Mi risponde qualcuno dallo studio? Sì, sugli atti di amore. Perfetto. Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi. Questo ha detto Gesù. Non ha detto altre cose. Tutte quelle altre cose non fanno parte del giudizio, fanno parte di una vita cristiana, di una vita che ci aiuta a essere operosi, ma non fa parte del giudizio. Non fa parte del giudizio. Allora, se noi siamo convinti che il giudizio ci sarà, perché lo diciamo ogni volta che andiamo a messa, ogni volta che andiamo a messa lo diciamo tre volte in ogni messa, che crediamo che lui verrà e che è di ritorno, dobbiamo fare quello. Quindi la soluzione è solo quella, non esiste altre soluzioni. Allora, per riallacciarmi ai segreti di Medjugorje, vorrei ricordarvi che tutto ciò che passa per segreto è già stato detto. Quello che i ragazzi che dicono che hanno 10 segreti, a parte che il primo è già andato via, perché il primo è un grande evento che tutti vedranno, con grande sofferenza, eccetera. E la guerra che era? La Appunto. guerra, che cos'era? Non era forse una guerra, un evento di sofferenza? Che tutti vedranno, l'ha visto il mondo intero. In Eurovisione è andata la guerra, quindi l'hanno vista, già il primo segreto è andato via. Il secondo segreto del grande segno in cielo è già stato detto nelle apparizioni di Garabandal in Spagna, è stato detto, apparirà una grossa croce in cielo nel momento in cui sarà presente Cristo sulla terra. Lo ha già detto a Garabandal. Garabandal ha già detto quasi tutti i segreti che sono a Medjugorje. Ha detto i 3 giorni di buio, ha detto della croce nel cielo, cioè ha detto tutto. Allora adesso ce lo fanno passare come segreto, perché ce lo fanno passare come segreto? Per non impaurire la gente.
per non creare panico tra la gente. Ben venga. Allora la gente continui a vivere nell'ignoranza, continui a vivere Nell'inconsapevolezza. nell'inconsapevolezza e soprattutto continui a vivere nell'idea che è possibile essere felici perché abbiamo tanti supermercati, perché siamo liberi di comprare quello che ci pare, perché possiamo liberi a fare quello che ci pare. Questa è la consapevolezza della gente comune e questa è l'ignoranza che vuole il potere, perché più c'è ignoranza e più c'è potere. E più siamo controllabili e gestibili. Il nostro problema è che purtroppo, una volta usciti dall'edificio che accoglie la messa, che accoglie i credenti, se così li possiamo definire, l'uomo dimentica. L'uomo dimentica, ritiene che il suo atto di devozione sia stato compiuto, che non ci sia null'altro da fare nella vita di tutti i giorni. In realtà non è così, e lei Flavio l'ha ben spiegato, ed è un punto sul quale noi ribadiamo sempre, sono le opere che contano, sono le azioni quotidiane, le scelte quotidiane, il libero arbitrio è un grandissimo strumento di salvezza, ma può essere anche il peggior strumento di condanna per l'umanità. E purtroppo temo che l'umanità in questo periodo lo stia usando nel modo peggiore. Noi Flavio dobbiamo salutarla a questo punto, con grande dispiacere, devo dire. E dobbiamo strapparle la promessa di riaverla ospite Dobbiamo nella riaverla, nostra Flavio. trasmissione. Io sono a vostra disposizione per quel tempo che ho. In questo momento sono molto disponibile perché sono in convalescenza in quanto ho fatto un piccolo intervento chirurgico. Gli altri giorni sarà molto difficile perché io purtroppo ho un lavoro che io dico che l'ho avuto questo lavoro per grazie di Dio nel momento in cui ero disoccupato. Che però il cielo mi ha mandato in esilio perché non posso parlare come per esempio con voi oggi. E quindi io lavoro nel pomeriggio dalle 4 fino a mezzanotte, l'una alle 2, per cui sarà difficile. Però possiamo metterci d'accordo, qualche ora posso prendere. Possiamo fare tutto, Flavio, ne sono sicura. Certamente, sono intanto sicuro facciamo pure gli auguri per una pronta guarigione. io. La ringrazio molto, ringrazio Eh molto. sì, mi Grazie associo tanto pure per la io. presenza, eh. Grazie Grazie davvero. mille. Grazie a tutti Grazie voi, arrivederci, soprattutto. grazie Grazie mille. soprattutto per la chiarezza delle spiegazioni. Grazie, Grazie, grazie a voi, grazie, grazie. Ciao a Flavio. presto. Arrivederci, ciao Massimo. Bene, Massimo, hai qualche news da riportarci? Sì, ci sono delle news, volevo prima un attimino così metterci un piccolo asterisco su questo che ho sentito, no? Cioè, mi domando cosa dovrebbe dire la Madonna di fronte a questo disastro che l'uomo sta creando nel pianeta. Mi viene in mente Fukushima, Chernobyl prima, l'inquinamento nei mari, nelle falde acquifere, eccetera, 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 fino ad arrivare anche al singolo inquinamento, diciamo, locale, ecco. Cioè, è l'uomo che sta proprio praticamente di fatto distruggendo la propria casa dove lo sta ospitando, sta vivendo. Cioè, è come se noi cominciamo a smaltire via pezzi della nostra abitazione, cioè, è questo che fotografiamo sostanzialmente. Quindi non so dall'alto se sono contenti o meno. Vedo già collegata anche la collega Francesca di Radio Gubbio, un saluto a Francesca anche a Marco, che con piacere, ecco, ho avuto modo anzi di approfitto per fargli i complimenti per ritrasmettere lo speciale sul 12 aprile a Roma, una intervista che ha fatto Francesca, anzi più di un'intervista a Salvatore Borsellino, a Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000, poi ritrasmessa da Pandora TV. Peccato che appunto non c'erano altre televisioni lì a Roma, che insomma Roma tiene parecchie testate televisive, insomma. Bastava fare due passi e andare lì in piazza e quindi fare un po' interviste. Quindi un doppio grazie a Francesca che ha potuto quindi curare lei questo speciale lì sul posto. Ne abbiamo fatto con Salso Web Network la diretta non stop, che ricordo è iniziata intorno alle ore 11 ed è terminata alle 24:45 con Andrea Del Sozzo che era appunto collegato con noi da Roma e poi ci ha raggiunti anche qui in studio.
e quindi abbiamo fatto un po' tutto poi il punto della giornata. Andrò adesso sulle cose del movimento Agende Rosse di Salvatore Borsellino. Al volo la news dal terremoto, rimaniamo sempre in tema di ambiente, passiamo alla frana di Courmayeur, una frana complicata, ha detto Franco Gabrielli, il capo della Protezione Civile, al termine dell'incontro con i tecnici e le autorità regionali, appunto, che ha fatto il resoconto di questa emergenza di Courmayeur. È una delle frane più monitorate d'Italia, ha aggiunto Gabrielli, al di là del fatto che insiste su un piccolo aggregato urbano, essa può avere complicazioni sul sistema di area internazionale perché siamo a ridosso dell'imbocco del traforo del Monte Bianco e basterebbe un crollo intermedio per bloccare la viabilità internazionale per chissà quanto tempo. Dunque, dalle ultime news sembra che ora la frana si sia fermata. Naturalmente questa è una notizia in corso, vedremo eventuali, sto leggendo anche un'altra cosa. No, perfetto. Notizia, dicevo, in corso, vedremo eventuali sviluppi. Semmai ci colleghiamo ancora con il site Web Network per le nostre finestre sull'informazione. A questo punto io restituisco nuovamente la linea a Bari, Ugo Lombardi, Antonella Internò, che avete pronta l'ospite, la collega Francesca, che saluto ancora. 19:32 a te, Antonella. Massimo, prima di dare la linea a Francesca, che salutiamo, Sì. una domanda che ci poniamo, credo anche i nostri ascoltatori, per quella frana gli alberi dove sono? Dove erano? Ah, niente, praticamente dalle notizie e dalle immagini che ho visto, la frana ha portato giù tutto, praticamente ha fatto slittare anche tutti gli alberi e sono caduti a valle, purtroppo. Il problema, Massimo, è che temo che quello che tu dicevi poc'anzi, cosa direbbe la Madonna di fronte al disfacimento che l'uomo sta operando nei confronti della terra, sta dando le sue risposte. La Madonna attraverso la terra, spirito generatrice, sta dando le sue risposte. La terra si sta ribellando, sta cercando di difendersi senza uccidere suo figlio, l'uomo, perché se la terra volesse, noi saremmo già belli che fritti da un bel po'. Sta tentando di fargli comprendere che siamo ospiti e che quindi dobbiamo rispettarla. E ho paura che tutto quello che le numerose scosse di terremoto che si stanno registrando in questo periodo siano un'altra visaglia. Per esempio, Francesca, ecco, a Gubbio, cosa è accaduto? Sì, buonasera a tutti voi, grazie Massimo per le belle parole meritate rispetto all'intervista che abbiamo fatto. Qui a Gubbio, diciamo che è in corso uno sciame sismico veramente da molto tempo ormai, da fine agosto 2013 sta continuando. E la cosa veramente particolare è proprio che il terremoto avviene sempre quando ci sono le feste, sotto le feste, è stato così a Natale, è stato così a fine agosto ed è stato così appunto la notte, la sera della Pasqua, quando qui a Gubbio si è verificata una scossa di magnitudo 3,7 proprio all'interno del bacino di Gubbio. Ed è stata una forte scossa inaspettata da tutti noi, come al solito il terremoto arriva inaspettato. Però è stata anche, per come l'abbiamo potuta leggere, per lo meno io e per alcuni altri, una scossa, questo è un segno, si può dire, un segno della presenza divina che ci ha ricordato che era. Aspetta, Francesca, scusami, Francesca, Sì. scusami, e si sente un po' di eco, non so se sei in viva voce, probabilmente basta che regoli un attimo, perché altrimenti rimbomba tantissimo. Provo un attimo a staccare le cuffie. Ora Sì, mi sentite? pare vada meglio, prova un po'. Ok, provo così perché stavo con le cuffie e il microfono. Ah, mi sembra che vada meglio. Sì, va meglio infatti, è come l'altra volta, stesso come l'altra volta. Adesso ok, vai Francesca. Ok, quindi vi stavo dicendo che c'è stata questa forte scossa di 3,7, del tutto inaspettata perché non preceduta da altri tipi di scosse, anche se questa zona di Gubbio ovviamente è un'area altamente sismica e negli ultimi giorni dell'ultimo
periodo si stanno verificando anche altre scosse nell'area di Nusara Umbra e Col Fiorito, un'area nota a tutti proprio per la forte sismicità e per i forti terremoti che sono stati localizzati negli anni scorsi in questa zona. Quindi diciamo che siamo tutti un po' con il fiato sospeso come si sta in questi casi, non sappiamo quando ci saranno altre scosse, ma sappiamo che la terra qui continuerà a tremare proprio perché c'è anche una certa ciclicità riguardo scosse e terremoti anche di magnitudo molto forte. E c'è stata appunto l'ultima scossa proprio alle 23:30 del 19 aprile, quindi la notte in cui festeggiava la Pasqua, e la Scusate, ma io davvero non sento nulla. Non so cosa stia accadendo, ma non si sente assolutamente nulla. Sì, è vero, sembra quasi che sia fuori sintonia. In termini radiomatoriale si dice USB, sembra che sia in banda laterale. Francesca, prova a vedere qualcosa di regolare, perché si sente fuori banda. Prova un po'. Mi sentite ora? Ecco, forse va meglio adesso. Non so, penso sia un problema del microfono del mio computer. Ecco, adesso va bene comunque. Quindi ci dicevi, cerca un po' di riassumere quello che hai detto negli ultimi secondi perché non è arrivato nulla. Sì, vi dicevo che a seguito di questa scossa sono stati fatti dei rilievi da parte dei vigili del fuoco della Protezione Civile, anche se non si sono registrati danni alle abitazioni, e le persone diciamo, stavano proprio in chiesa a celebrare la messa di Pasqua e sono stati poi in panico all'interno della chiesa principale del Duomo di Gubbio. Sa che ci sono dei problemi di notevole. Succede. Nulla, Francesca, non riusciamo assolutamente a sentirla. Adesso è saltato Purtroppo, qualcosa. sì, deve essere un problema proprio tecnico, deve essere saltato il microfono, credo, perché è assolutamente impossibile percepirla, capire quello che dice. Vediamo un po' qualche secondo se riusciamo a ripristinare il collegamento o altrimenti diamo comunque appuntamento a Francesca Panfili da Gubbio, lo ricordiamo, mercoledì prossimo. Ci sarà una trasmissione che la vedrà nostra ospite assieme a Marco, che ricordiamolo è un maestro Reiki, e avremo la possibilità di parlare sia dei benefici che il Reiki porta al corpo e allo spirito, mi viene da dire, per rimanere in tema, e dell'attività che la loro associazione svolge sul territorio di Gubbio e anche a livello nazionale. E difatti ci sarà nei prossimi giorni un incontro molto importante a Gubbio al quale parteciperà il maestro di yoga Eugenio Riganello. E in seguito ci saranno altre iniziative di cui parleremo con Francesca il prossimo mercoledì. Tra l'altro, Massimo, c'è stato un terremoto anche abbastanza intenso a Treviso, se non erro, vero? Ma probabilmente è sempre riferito al terremoto di ieri che si è sentito Ah, anche a ecco, Treviso. Sì, si è sentito anche a Treviso. praticamente ha preso un'area molto vasta perché la profondità era notevole, quasi 20 km, e quindi praticamente diciamo per dare l'idea, per dare un po' l'immagine, si va da dunque Lubiana, Zagabria, Venezia, quindi Venezia e Treviso. Addirittura la notizia che ho visto prima che mi è arrivata è che si è sentito anche a Ravenna, perché poi lì probabilmente trova tutto libero e l'onda prosegue indisturbata. Si propaga senza trovare ostacoli. Proviamo un po' a vedere se Francesca riusciamo ad averla con noi. Francesca, ci senti? Niente, credo che ormai sia proprio saltato il collegamento. Va bene, a questo punto ricordiamo l'appuntamento con lei e con Marco il prossimo mercoledì. Salutiamo i nostri ascoltatori. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18:30, sempre su Saiuz Web Radio. Massima, hai qualche ultimissima? Ecco.
Sì, ci sono delle notizie, dunque stiamo quindi in Italia, sì, cioè rimaniamo in Italia, no, perché qui tra una notizia e l'altra poi si perde il filo Ma del può darsi che tu discorso. decida di cambiare nazionalità, io ormai vivo con questo incubo. Mamma mia, e questo incubo dobbiamo eliminarlo? Cioè, come posso convincerti che il Veneto è in Italia, bene o male? Non lo Ti so, dammi perché tu... conferma ogni mercoledì, così nei prossimi 7 giorni sono tranquilla. Ecco. Ecco, così piano piano ti convinci che in pratica, ecco, o meglio ti autoconvinci che siamo Ecco. in Italia. Vabbè, 19:41, dunque c'è una notizia che ci proviene dall'Electrolux, dalla provincia di Treviso. Ecco, si parlava prima di Treviso, c'è questa notizia, partono gli scioperi a singhiozzo all'Electrolux di Susegana. La formula è stata promossa ieri dai sindacati contro l'aumento della flessibilità proposto dall'azienda e ha destabilizzato la produzione in vista del nuovo vertice di lunedì prossimo a Mestre. Ma è probabile che un'anticipazione del clima della trattativa possa emergere già domani quando si terrà un incontro tecnico sul piano industriale all'interno del sito trevigiano. Ecco, su questo prossimamente è facile che ci siano dei servizi video di Pianeta Oggi TV con Pandora TV di Roma. Poi abbiamo un'altra news, no, un'altra due che mi sono arrivate poco fa. Dunque veniamo a Silvio Berlusconi, proprietario di Mediaset, di tutte le frequenze, diciamo UHF. Dunque è arrivato all'ufficio di esecuzione penale esterna l'UEPE di Milano per firmare il documento con le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Con la responsabile dell'ufficio dovrà concordare il progetto rieducativo nella struttura Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Poi abbiamo un'altra notizia, la leggo al volo. Dunque, baby prostitute, saranno processati con rito abbreviato gli 8 indagati nell'inchiesta sulle baby prostitute a Roma, nel quartiere Parioli. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari. Il processo comincerà il 16 maggio. Andranno a giudizio, tra gli altri, Mirko Ieni, ritenuto il promotore del giro di prostituzione, la madre di una delle due ragazzine prostitute e alcuni clienti, sfruttamento della prostituzione, cessione di droga, estorsione, prostituzione minorile, i reati contestati a vario titolo. Ed è tutto dunque per le news, per le ultime news qui della redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV. A questo punto non mi resta che salutare il pubblico. Da parte mia adesso passerò in video perché devo registrare la versione televisiva di Pianeta Oggi Report, che andrà appunto anche qui sulla, diciamo, sul settore televisivo dei siti su webnetwork.it. Nel frattempo un saluto ai nostri gentili radioascoltatori e la linea nuovamente a Bari per la conclusione. A voi. Beh, Massimo, ti ringraziamo per queste ultime informazioni. Devo dire che è stata una puntata davvero interessante, mi sembra quasi sminuirla, insomma, definirla interessante mi sembra davvero riduttivo. Spero che Flavio voglia partecipare ancora una volta perché le sue spiegazioni sono state molto molto chiare. E ricordiamolo, sono le opere degli uomini, sono solo quelle che fanno la differenza, sono quelle che danno il senso alla nostra vita e al nostro definirci umani. Sì, Ricordiamocelo. che poi, esatto, Antonella, c'è da dire anche questo, che io ho notato che i credenti, cioè quelli che vanno sempre a messa dalla mattina alla sera, i bigotti, eccetera, ecco, poi non fanno le opere, no? O No, sono comunque... quelli che commettono le azioni peggiori. Ecco, chi invece è, come si chiama, ateo, che non crede, però vedo che effettivamente è molto sensibile ai problemi della società, ad esempio, ai problemi dell'ambiente, ne conosco diverse di persone e questo fa pensare. Penso che da sopra non guardano chi è credente o meno, a fin fine, parlando di un discorso religioso, tra virgolette, ma universale. Cioè io ecco, credo a una cosa più universale che alle singole, diciamo, religioni, e così vale per la politica, i vari partiti che poi alla fin fine, come le religioni,
relazioni dividono le persone, creano aspio e quindi ecco tutte quante cose, situazioni di tipo negative, non certo positive. La stessa nostra linea editoriale poi di Pineta Oggi TV, ecco, colgo la palla al balzo per ricordarlo, è una linea completamente apartitica. Non la politica, perché la politica la facciamo tutti i giorni, la stiamo facendo anche adesso nel fare una certa informazione, però è apartitica, non ne voglio sentire parlare di destra e sinistra. Se qualcuno pensa che io sia, come mi è stato detto, estremista addirittura, questo era, senza far nomi, diciamo, un conduttore di una nota emittente radiofonica terrestre, ecco, si sbaglia di grosso, è un problema suo se la vede così. Noi cerchiamo di descrivere la situazione, se la situazione è grave è ovvio che sembra che siamo estremisti, ma non è mica colpa nostra, insomma. No, penso che veramente l'uomo, per quanto riguarda, ricollegandoci e per concludere al discorso di prima con Flavio Ciucani, ecco, dovrà dire mia colpa, mia grandissima colpa su quello che ha fatto, questi peccati per me contro lo Spirito Santo, perché inquinare un mare, inquinare il Pacifico come ha fatto Fukushima è veramente un peccato mortale, caspita. La voglio vedere, è un peccato, chi è il contrario. È un'azione contro la vita, Massimo, e tutte le azioni contro la vita sono peccati mortali. Esatto, non solo quello, quindi. Esatto, perché proprio è contro la vita, contro, perché inquinare un mare vuol dire andare a distruggere una vita, insomma, perché sappiamo che nel mare c'è un equilibrio perfetto, c'è vita, c'è tutta una natura, e quindi voglio dire, andare a distruggere è un peccato appunto mortale, ecco, queste sono le cose. Comunque, ecco, un bel applauso, diciamo, a coloro che sono atei, che fanno il volere dell'alto, diciamo così. Bene, che sono al servizio. Sì, cioè loro sono molto sono al servizio, rispetto ad altre persone, poi perché c'è anche chi naturalmente è credente, praticante, che si impegna perché capisce il problema, e quindi per carità ci sono anche quelli, però gran parte degli atei fanno di più, a mio avviso, rispetto a quelli che sono sempre la mattina alla sera in chiesa, o che addirittura, non so, saltano anche dei fine settimana ad andare in giro, perché devono andare a santificare, perché devono andare a messa, per fare un giro e rilassarsi un po' da una vita stressante dal lunedì a lunedì, no? Per capirci, e magari fare qualche opera in più. Ecco, penso che dall'altro siano molto più contenti, anzi dicono, ah, meno male che si ricavano un po' degli spazi per fare qualcosa di veramente buono e positivo. Sono perfettamente d'accordo. Bene. 19:47, dunque a voi per la conclusione. Io saluto anche, anzi, il mio amico, mi stavo dimenticando, Rosario Moreno, che è in regia centrale. E una cosa importante, mi stavo dimenticando, domani sera ci sarà una trasmissione speciale, sperimentale. Avremo con noi il rappresentante del Comitato Legati di Favaro Veneto, si parlerà di un argomento a carattere locale, ma non più di tanto locale, perché insomma parliamo dell'Interveneziano, una zona nota a livello europeo, anche oltre, diciamo, per il problema degli allagamenti, quindi cementificazioni, cosa è stato fatto, quanto è difficile per un rappresentante di un comitato condurre un'attività di questo tipo. E quindi domani sera, sempre qui su Salto Web Network, a partire dalle ore 22, poi saremo più precisi naturalmente, magari anche più tardi. Nel frattempo la linea a Bari per la conclusione. Buonasera a tutti, e visto che l'ora è interessante per la cena, un buon appetito a tutti. E invitiamo i nostri ascoltatori naturalmente a seguire questa trasmissione che si terrà domani. Ricordiamolo, l'ambiente va salvaguardato in tutti i modi, anche a costo di qualche piccola rinuncia da parte nostra, ma la rinuncia che facciamo oggi è un dono per i nostri figli domani. Ringrazio Massimo Bonella dalla redazione di pianetaoggitv.net, ringrazio Rosario Moreno per la sua regia, per la sua puntualità e per la sua precisione. Ciao Rosario! Ciao Antonella, un buonasera a tutti quanti e un grazie, anche se sono stato in sordina, ma mi stavo dedicando proprio a tutta la regia stasera. E sappiamo, perfetto, che sei lì, sappiamo se sei sotto la cenere, che segui tutto, senza di te qua crollerebbe ogni cosa. Non sarebbe possibile nulla. Ci riascoltiamo allora mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Saiuz Web Radio, sempre con Spazio Aperto. A mercoledì prossimo.